Allora, buonasera a tutti, spero mi sentiate, insomma, che la connessione sia buona. Per chi non mi conosce, io sono Alessandro Luciano, archeologo di formazione, avendo collaborato per anni con il LATEM e da un po' di tempo mi sono reinventato. Anche scrittore, autore di romanzi storici, spero in modo, diciamo, degno. Anche io mi accodo ai ringraziamenti per Gabriel per avermi invitato e in virtù delle mie esperienze vi parlerò di come nasce l'idea di elaborare un romanzo storico e quali elementi tenere in considerazione affinché il romanzo in questione per l'appunto sia un romanzo di successo, abbia insomma un buon riscontro nel pubblico. E per farlo vi porterò anche per rendere un po' più viva, più pratica la presentazione degli esempi. Vale a dire i miei racconti, i miei romanzi. Io ho pubblicato un primo romanzo storico lo scorso anno con la Marlin Editore, il cui titolo è, ce l'ho qui anche, ve lo faccio vedere, Gli ultimi giorni del comandante Plinio, ed è un romanzo che racconta, come chiarisce bene il titolo, la fine di Plinio il Vecchio, l'ammiraglio della flotta imperiale romana di Stanza Miseno, il quale si trovò coinvolto nella celeberrima e disastrosa eruzione del 79 d.C., perché lui, in qualità di comandante della flotta imperiale, si recò sotto il Vesuvio per prestare soccorso alla gente che quell'eruzione la fuggiva. Il romanzo, diciamo, che è andato bene, ha avuto un ottimo riscontro tra il pubblico, tra i lettori, e questo mi ha invogliato a proseguire nella scrittura, per cui a breve, a distanza di un anno, sempre con la Marlin Editore, uscirà un nuovo romanzo dal titolo Nero Saraceno. Questo nuovo romanzo sarà invece incentrato sul sacco arabo dell'881 che vide coinvolto il monastero altomedievale di San Vincenzo di San Vincenzo al Volturno. E per l'appunto è un romanzo di prossima pubblicazione, probabilmente uscirà in libreria tra fine giugno e inizio luglio, comunque entro metà luglio. Diciamo che si tratta di due romanzi storici che sono ambientati in periodi differenti, l'uno nel periodo romano imperiale, perché sappiamo bene che l'eruzione avvenne nel 79 d.C., l'altro invece nel periodo altomedievale, quindi nel IX secolo, ma pur trattandosi di periodi differenti, c'è un elemento che li accomuna, che è il territorio, il territorio compreso tra la Campania e il Molise. Che è un territorio ricco, come ben sapete tutti, di storia e di archeologia. Poiché il successo di un romanzo si valuta anche sulla base degli eventi straordinari che descrive e dei posti belli che fungono da sfondo per le vicende, in entrambi i casi mi sono ispirato a eventi e luoghi di particolare eccezionalità e bellezza, come possono essere stati per l'appunto l'eruzione vesuviana e poi questo disastroso saccheggio dell'abbazia di San Vincenzo. E d'altronde anche i luoghi erano luoghi e sono luoghi bellissimi dal punto di vista sia paesaggistico, ma anche e soprattutto dal punto di vista archeologico, poiché la Campania e il Molise annoverano i siti più belli dal punto di vista
i siti archeologici più importanti, più belli di tutto il mondo, sia per quanto riguarda il periodo protostorico che per quello protostorico, per il periodo italico, per il periodo greco-romano e per il periodo medievale. Quindi mettici degli eventi straordinari, importanti, di luoghi belli, ne nasce un cocktail che crea per l'appunto il successo, si spera anche nel secondo romanzo del racconto, affinché naturalmente il romanzo riesca meglio è anche indispensabile che l'autore conosca bene gli eventi storici e luoghi che descrive, per cui è evidente, questa è una cosa abbastanza scontata, che debba ben documentarsi prima di scrivere. Nel mio caso mi auguro che si percepisca quel tocco in più, che è diciamo, di straordinaria importanza per la realizzazione di un romanzo, che è il coinvolgimento emotivo. Io vivo questi territori, li ho vissuti, li ho visti tantissime volte, ho lavorato come archeologo sia in Campania e soprattutto per lunghi anni in Molise, quindi quando mi sono trovato a narrare dal punto di vista romanzato delle vicende realmente accadute in questi luoghi, è evidente che li abbia descritti come, permettetemi, come se fossero luoghi di casa, che conoscevo bene, nei quali mi riuscivo a districare senza la necessità di dover continuamente andare a consultare le fonti, i libri, le fotografie o riandarli nuovamente a visitare. Per me era come raccontare dei luoghi contemporanei che abitualmente le persone vivono tutti i giorni. Mi auguro quindi che anche nel secondo romanzo questa cosa possa essere percepita dai lettori e comunque dare per l'appunto, come ho detto prima, quel tocco in più alla buona riuscita del romanzo. Fatta questa premessa, vorrei soffermarmi su tre punti, tre elementi con i quali l'autore di romanzi storici si trova a doversi confrontare nel momento stesso in cui si approvincia a scrivere. Il primo elemento è la scelta del tipo di romanzo storico, perché se il romanzo storico di per sé è un tipo del romanzo in generale, a sua volta si suddivide in sottocategorie. E ora vi spiegherò quali sono le due principali categorie a quale delle due io mi sono indirizzato. Un altro elemento importante è da tenere in considerazione il bilanciamento tra realtà e finzione. Perché, come suggerisce il nome, il romanzo è romanzo perché descrive dei fatti di fantasia, ma è storico perché sostanzialmente è ambientato in un contesto che realmente è esistito. Un altro terzo elemento importante è la caratterizzazione sia dei luoghi che dei personaggi. Naturalmente ci potevano essere tanti spunti, ma io ho scelto questi tre con i quali mi sono confrontato, sui quali ho riflettuto mentre scrivevo e anche nel corso delle numerose presentazioni che ho fatto del romanzo di Plinio, perché li ritenevo i tre punti cardini e naturalmente non più di tre, perché il tempo a nostra disposizione era comunque un tempo limitato. Allora, per quanto riguarda la scelta del tipo, cioè della sottocategoria di romanzo, riflettendo a lungo, sono arrivato alla conclusione che i romanzi storici si suddividono in due grandi gruppi. Da un lato ci sono i romanzi che hanno un'ambientazione storica e descrivono dei fatti reali, quindi ambientazione e eventi storici. Poi ci sono invece i romanzi storici nei quali l'ambientazione è storica, cioè il contesto generale, mentre gli eventi che si raccontano nel racconto sono di fatto inventati. Ora, entrambe le tipologie hanno dei pregi e dei difetti. Io anche un po' per formazione
diciamo, accademica, mi sono indirizzato verso la seconda tipologia, quella di romanzo ambientato in contesti storici che descrive eventi storici, cioè tramandati letteralmente, cioè tramandati per l'appunto dalle fonti, quindi la storia di Plinio il Vecchio, come ci viene ricordata da Plinio il Giovane nelle sue celebri lettere, e la storia del sacco saraceno dell'881 a San Vincenzo Volturno, che pure viene descritta sia nel Chronicon Vulturnense che in Erchemberto. Allora, questa seconda tipologia di romanzo storico ha, in sé, contiene in sé delle contraddizioni. Se da un lato è il tipo di romanzo storico più pedagogico, perché raccontando anche dei fatti reali insegna qualcosa in più al lettore rispetto a quanto un lettore possa imparare se invece legge una storia inventata, seppur in un contesto reale. Allo stesso momento, però, questa cosa porta molti rischi, perché mischiare la fantasia dello scrittore con degli eventi storici reali porta il lettore ad essere disorientato, perché se da un lato lui capisce di apprendere qualcosa di realmente esistito e avvenuto e per l'appunto vede nel romanzo che sta leggendo uno strumento anche di apprendimento, qualora sia quella anche la sua intenzione, dall'altro però lo disorienta perché lui fa fatica a discernere la realtà dai fatti, cioè la realtà dai fatti inventati. Per questo motivo, nella elaborazione di romanzo storico è imprescindibile alla fine del racconto realizzare un paio di pagine di note nelle quali lo scrittore guida il lettore nella comprensione del testo, facendogli ben comprendere quali sono gli elementi che sono stati inventati e quali invece quelli realmente accaduti. Naturalmente questa funzione può essere meglio svolta dalle note a piè di pagina, ma il romanzo storico, come ben sapete, non è un trattato scientifico, per cui si tratta di una formula che quasi mai viene utilizzata in ambito editoriale. A me, facendo il caso, diciamo, facendo un esempio che mi riguarda personalmente, mi è venuto naturale scrivere delle note finali, ma si tratta di una prassi che a ben vedere viene utilizzata da quasi tutti gli scrittori di romanzi storici. In riferimento invece al secondo punto, che in parte si intreccia con quello che abbiamo detto, cioè il riferimento al bilanciamento tra realtà e finzione, è giusto da parte dell'autore trovare il corretto bilanciamento. Nel mio caso, venendo da una carriera professionale anche accademica, nello scrivere il mio primo romanzo, ho raccolto tutta una serie di dati, di informazioni storico-archeologiche e ho cercato di riversarle tutte all'interno della narrazione, diciamo inzeppandole anche in punti in cui potevano risultare superflue e eccessive. Questo per farvi capire che l'autore può scrivere un romanzo che poi alla fine può piacere a lui, ma che di fatto può risultare ostico per i lettori. A questo punto interviene il lavoro di editing, che di solito viene fatto dalla casa editrice, che serve per l'appunto a comprendere quali sono quegli elementi che risultano dissonanti rispetto alla narrazione
dei quali l'autore, che naturalmente è coinvolto, non si rende conto. Quindi nel mio caso l'editore è intervenuto nel tagliare determinate parti della narrazione che per l'appunto appesantivano il racconto e di fatto avrebbero potuto annoiare il lettore. Gli ultimi giorni del comandante Plinio, in effetti, ancora oggi resta un romanzo con molti dati, con molte informazioni, sia dal punto di vista storico che archeologico. E questo è un punto che da alcuni è molto apprezzato, mentre invece da altri è visto un po' come appunto un po' ostico. È naturale poi che nel redigere un romanzo, l'autore si rivolge a lettori di tipo differente. Mi piace immaginare che il mio romanzo storico possa interessare in modo particolare a un lettore, diciamo, più colto e più ricerca anche delle informazioni sul proprio passato, però ripeto, non bisogna mai sforare, andare oltre e bisogna trovare per l'appunto questo giusto bilanciamento tra realtà e tra finzione, tra aspetto pedagogico e svago, perché poi lo scopo principale di un romanzo è quello di svagare il lettore e di farlo allontanare dalle sofferenze della realtà quotidiana. Un terzo elemento su cui mi vorrei soffermare è quello delle caratterizzazioni, in riferimento sia ai personaggi che ai luoghi. Ora, nel caratterizzare personaggi e luoghi, bisogna necessariamente, se si vuole anche, diciamo, elaborare un prodotto valido anche dal punto di vista storico, rivolgersi e conoscere bene tutte le fonti. Per quanto riguarda i personaggi, soprattutto le fonti storiche, per quanto riguarda invece i luoghi, soprattutto le fonti archeologiche. Sembrerebbe lecito immaginare che caratterizzare sia più semplice in presenza di più informazioni storico-archeologiche. Invece, paradossalmente è il contrario, perché quante più informazioni tu hai, tanto più tu dovrai attenerti a quelle informazioni per mantenere la realtà, diciamo, per attenerti alla realtà. Qualora invece le informazioni sono minori, naturalmente l'autore ha una maggiore libertà. E tenendosi nei paletti stabiliti dalle fonti, può comunque dare maggior sfogo alla propria fantasia. Per fare un paio di esempi, riferimento al romanzo su Plinio il Vecchio, c'è da dire che la caratterizzazione di Plinio è stata più, diciamo, difficile da un punto di vista proprio letterario, perché c'erano molte informazioni, però ha consentito di avvicinarsi maggiormente a quello che realmente doveva essere l'animo del personaggio. La storia di Plinio, oltre ad essere narrata nelle due celebri lettere di Plinio il Giovane a Tacito, può essere meglio ricostruita anche conoscendo una terza lettera di Plinio il Giovane, quella che lui indirizza a Macro, nella quale descrive in modo anche piuttosto dettagliato la personalità dello zio, per l'appunto di Plinio il Vecchio, dell'ammiraglio. E ce lo descrive come un personaggio razionale, serio, serioso, oserei dire, e molto dedito agli studi e al lavoro. Ma tra l'altro queste sue caratteristiche possono desumersi anche leggendo la Naturalis Historica, il trattato enciclopedico di Plinio sulla natura, dove si evince una passione smodata per la raccolta dati, senza che poi
questa grossa massa di dati venga anche criticata dal punto di vista proprio dell'approccio dello studioso. Quindi ci fa capire che lui aveva un animo piuttosto razionale. Però per ricostruire la personalità dell'autore non basta conoscere quello che ci viene detto, anche perché, come abbiamo detto, molto spesso questa cosa non avviene, cioè non abbiamo una fonte diretta che analizza la personalità di un personaggio. E a quel punto bisogna rivolgersi alle scelte che quel personaggio ha fatto. Molto spesso le fonti storiche fanno riferimento a dei personaggi, limitandosi a dire quello che hanno fatto, quello che non hanno fatto. Quando, ad esempio, Plinio il Vecchio, al momento dell'eruzione del Vesuvio, parte senza timore con le sue imbarcazioni alla volta del Vesuvio, anche se Plinio il Giovane non ce lo dice esplicitamente, si comprende che fosse un uomo coraggioso e che comunque anteponesse le necessità derivanti dalla sua carica militare rispetto alla sicurezza della sua stessa vita, e quindi come tale io l'ho descritto. In riferimento al romanzo di prossima uscita, Nero Saraceno, uno dei personaggi chiavi è Atanasio. Atanasio II era il vescovo duca di Napoli che, stando alle fonti, complottò con gli arabi acquartierati a Napoli affinché si attaccasse per l'appunto e saccheggiasse l'abbazia di San Vincenzo al Volturno. Le fonti storiche, a differenza di quello che avviene per Plinio il Vecchio, grazie a Plinio il Giovane, non ci dicono come fosse la personalità, quale fosse la personalità di Atanasio. Si limitano a segnalare che Atanasio accecò, quando era vescovo di Napoli, accecò il fratello per acquisire la carica ducale del ducato bizantino di Napoli. Allo stesso modo ci dicono che Atanasio si alleò per l'appunto con gli arabi per saccheggiare il monastero di San Vincenzo. Se ne ricava, diciamo, una personalità, diciamo, machiavellica, spietata, determinata, un qualcosa di abbastanza evidente. E quindi, come tale, io l'ho descritto. Naturalmente, non posso esserne certo, nessuno di noi può esserne certo, però c'è una grossa diciamo, c'è una grossa possibilità che Atanasio fosse realmente così. Andando poi a raccontare la sua storia, ho pensato, questa è una mia supposizione, che comunque è basata un po' sull'evolversi delle vicende, ho pensato che lui potesse essere un personaggio con una forte contraddizione. Voi immaginate che lui era il vescovo di Napoli, per cui era un alto prelato, doveva avere una fede, almeno in linea teorica, piuttosto forte. Cosa spinse quest'uomo ad allearsi con gli arabi, quindi con i musulmani, per saccheggiare un'abbazia benedettina, quindi un'abbazia di cristiani? Evidentemente l'avidità, il desiderio di acquisire sempre più potere doveva essere più forte rispetto alla sua fede, ma tale fede doveva comunque esercitare un qualche influsso sul suo animo, per cui io l'ho presentato come un personaggio che ha delle continue contraddizioni interiori che lo portano in molti casi anche a delle nevrosi vere e proprie, per cui lui trova anche delle giustificazioni al suo operato. Magari se fa qualcosa di spiacevole contro i cristiani, poi si giustifica adducendo il fatto che lui quell'azione l'ha fatta in qualità di duca e non di vescovo. Quindi emerge una personalità piuttosto complessa, sulla quale poi mi fermo qui per non spoilerare tutto il romanzo.
Abbiamo fatto quindi due esempi di personaggi principali, personaggi importanti del racconto, però ci sono tutta una serie di personaggi secondari. Alcuni dei personaggi secondari possono essere del tutto inventati. Nel caso di Nero Saraceno, il romanzo su San Vincenzo, io ho inserito anche dei personaggi di una certa importanza realmente esistiti, come il vescovo di Isernia, l'abate di Montecassino dell'epoca, il principe longobardo di Benevento. Ora, stando alle fonti, noi non sappiamo se loro realmente intervennero e a quale titolo all'interno della vicenda che riguardò per l'appunto il saccheggio di San Vincenzo al Volturno. È presumibile che lo abbiano fatto e quindi io, diciamo, sulla base di questa presumibilità, ho inserito anche loro all'interno della narrazione. Anche in questo caso è opportuno nelle note poi specificare quali erano stati i personaggi realmente coinvolti e quali invece teoricamente non facevano parte della vicenda oppure avrebbero potuto farne parte. Per quanto riguarda invece la caratterizzazione dei luoghi, è evidente che lo scrittore debba attenersi ai dati archeologici che ci vengono dagli scavi, però anche qui c'è la biforcazione, cioè l'autore può fare due scelte, o limitarsi a descrivere i luoghi conosciuti bene dal punto di vista archeologico, oppure descrivere anche questi, ma allo stesso momento aggiungere anche dei luoghi, dei siti totalmente inventati. Ora io vi spiego come mi sono comportato io. Sono stato abbastanza filologico, quindi il riferimento ai luoghi che riguardarono Plinio il Vecchio ho descritto e ho ambientato le vicende nei siti di area flegrea come Miseno, Puteoli, Baia e quelli di area vesuviana come Pompei, Ercolano, Stabia, limitandomi per l'appunto inserire luoghi che sono stati ricostruiti sulla base delle ricerche. In altri casi, tuttavia, mi sono trovato costretto a ambientare determinate scene in luoghi sconosciuti, di cui non abbiamo alcuna informazione. Questo è il caso, ad esempio, dello scriptorium dell'abbazia di San Vincenzo al Volturno, in riferimento a Nero Saraceno. Come mi sono comportato in questo caso? Avrei potuto descrivere lo scriptorium nel dettaglio e poi magari specificare nelle note finali che si trattava di una descrizione fatta sulla base della mia fantasia. Io ho diciamo, optato per un'altra alternativa, mi sono limitato a non descrivere il luogo, quindi ho ambientato una scena all'interno dello scriptorium, senza tuttavia specificare dove esso fosse collocato né come fosse strutturato, quindi descrivendolo come un luogo asettico e concentrandomi in modo particolare sui personaggi, sul loro dialogo. Detto questo, da come si evince, da tutto quello che ci siamo detti, anche nell'ambito storico, dove sostanzialmente l'autore deve attenersi ai fatti, ci sono delle possibilità, diciamo, per allontanarsene più o meno apertamente. Naturalmente sta alla base della sensibilità dell'autore a scegliere quale via perseguire e io a titolo di esempio vi ho mostrato il mio caso. Spero di non aver detto cose troppo scontate, in alcuni casi forse lo erano, però in molti casi spero di aver dato diciamo, anche
una visione desunta, da un'esperienza diretta, perché si tratta di riflessioni che io sono stato in grado, diciamo, di fare anche lavorando come scrittore, cioè trovandomi nella situazione di dover scegliere volta per volta le diverse alternative possibili. Per cui detto questo, vi saluto e qualora abbia suscitato in voi alcune curiosità, vi invito a scrivermi. Oppure meglio ancora a leggere i miei romanzi. Buona giornata a tutti, a presto.